doveva decidere se l'acqua sarebbe rimasta un diritto o sarebbe diventato un bisogno, che tutto sommato è sempre la stessa cosa, e è quello che stanno facendo, che stanno cercando di far credere sia ai politici, ammesso che non lo sappiano, faccio finta di niente, sia a noi. Ma la differenza è sostanziale: se l'acqua è un diritto non è una merce internazionale, ma se l'acqua ha bisogno diventa tale, diventa solo una merce internazionale. Partire a partigiano, viva la resistenza! Partire a partigiano, viva la resistenza! La Giro Maria continua il suo viaggio, lontano, e ben avvicinata da un politico. Signora Maria, perché la bevota più? Perché la bevota più? Perché mi stai sui coglioni, gli disse. La signora Maria risponde così perché sapeva quello che aveva fatto, sapeva che aveva accettato il trattato internazionale, secondo cui l'acqua diventava per l'appunto un bisogno. E venne l'anno 2004, gennaio per la precisione. Venne scelto di approvare una legge del GATS internazionale in cui tutti gli appalti devono essere svolti secondo le sole leggi del pubblico mercato, e nel tutte le leggi locali che andavano contro questa regola sarebbero state abolite. Pertini è un partigiano, viva la resistenza! Pertini è un partigiano, viva la resistenza! Fu così che arrivò il 2006. Nell'anno 2006, per volere sempre del VTO, tutte le zone e i servizi dovettero essere privatizzati. I comuni poterono fare delle associazioni per cercare di competere. Cosa succedeva? Avevano contro le multinazionali e secondo le leggi del libero mercato non poterono vincere, e tutta l'acqua passò sotto le multinazionali. Le multinazionali una volta tanto non sono americane, infatti in America l'80% dell'acqua è pubblica e rimarrà tale. Le multinazionali sono francesi, le multinazionali dell'acqua sono tedesche, le multinazionali dell'acqua sono inglesi. E chi comanda la comunità europea? Prodi! E chi comanda? Berlusconi! E chi spinge il paese del terzo mondo a privatizzare l'acqua? La comunità europea! Dimenticavo, Pertini è un partigiano, viva la resistenza! Intanto nel lontano 2002 venne approvata la legge Galli. Per intenderci, il signor Galli, di cui non mi ricordo il nome, è un sindaco del centrodestra attualmente in carica presso un paese della Brianza. Questa legge prevedeva di riunire tutta la gestione delle acque non solo a un singolo comune ma all'intera provincia, e vanno così creati i consorzi provinciali. Ne venne creato uno per Lecco, uno per Como, eccetera. Nel 2006 questi consorzi vennero acquistati da una multinazionale francese. Da allora il prezzo dell'acqua triplicò. Oltre a triplicare, non vennero più fatte le manutenzioni degli acquedotti. E arrivò il Sciur Rossi. Il Sciur Rossi abita a Monterone e disse: fuori l'acqua che non hai bisogno, sti! Quello della multinazionale gli dice: è contro le leggi del libero mercato, non ci fa profitto, l'acqua te la scordi. Pertini è un partigiano, viva la resistenza! La gente è scesa in piazza. In piazza Garibaldi mise una bomba sotto il monumento dello stesso. In piazza Manzoni mise una bandana hardcore a Manzoni stesso. Tirarono i sassi contro il comune, sfasciarono le vetrine della questura. E allora la regione Lombardia ha deciso di fare una legge per scacciare la multinazionale. Ma intervenne la legge mondiale, questa legge venne abolita e la multinazionale non se ne andò. Se pensate che sto dicendo stronzate, ricordate che in Bolivia è appena successo in aprile una sommossa per questo motivo. Sono morte 3 persone, sono rimaste ferite in migliaia, ma la multinazionale l'hanno scacciata. Perché loro avevano già il culo per terra, e quando uno c'ha il culo per terra se ne frega anche della propria vita. Pertini è un partigiano, viva la resistenza! Pertini è un partigiano, viva la resistenza! Allora io che sono sempre la Signora Maria, a un certo punto passo oltre
altro supermercato. In pratica non dovevo andare a fare la spesa. E vedo lontano la centrale idroelettrica, anch'essa di proprietà della stessa multinazionale francese. Apro la mia borsa di pelle, dove di solito metto gli ortaggi. Tiro fuori una bomba, la metto sul serbatoio e lo faccio scoppiare. Io ho 82 anni e ho commesso un atto di sabotaggio, perché questo sarà l'unico modo di liberarci di via delle multinazionali. Il sabotaggio. Pertini è un partigiano. Viva la resistenza! Pertini è un partigiano. Viva la resistenza! Sembra una stronzata, ancora pensate a Pisa. Pisa hanno già privatizzato l'acqua. E cosa è successo? Anche qua prezzo triplicato e non c'è nessun tipo di manutenzione. Innanzitutto la multinazionale può decidere il livello di inquinanti, è lei a decidere, non le leggi. E Arezzo aveva costituito un'SPA per gestire l'acqua, gestita però dai comuni, dove il 100% dei profitti venivano investiti. Secondo una legge sempre mondiale sono stati obbligati a vendere il 40% delle azioni a una multinazionale e adesso i profitti vengono spartiti. E Arezzo succede la stessa cosa, bolletta triplicata e scarsa manutenzione. Pertini è un partigiano, viva la resistenza! La privatizzazione dei servizi è già stata fermata una volta, quando si è creato il cosiddetto popolo di shuttle. Adesso a distanza di anni la stanno riproponendo. Succederà a settembre in Messico. Stavolta ce la faranno? Ciao a tutti!